Allora, io ho avuto modo proprio questa mattina di ascoltare i tifosi, tra di loro c'è molta positività. Intanto vogliamo lanciare un messaggio a loro, pensano che si sta continuando a lavorare in armonia con il mister, in realtà loro questo stanno proprio esplicitamente richiedendo. Cosa diciamo loro? No, beh, la risposta dei tifosi è che noi comunque siamo sempre stati uniti e cerchiamo di lavorare ogni giorno sul campo e dare il meglio. Non dobbiamo pensare che adesso tutto d'un botto siamo diventati, tra virgolette, dei fenomeni, perché siamo sempre quelli. Dobbiamo solo continuare a lavorare, a dare il massimo tutti i giorni, e poi sperando che i risultati con queste prestazioni arrivino. Ecco Luca, parliamo un po' dei nostri arbitrali. A Trapani l'ennesimo stava rovinando la vostra partita. Ora però c'è chi ne ha usufruito di questi torti arbitrali proprio contro la Juve Stabia, stiamo parlando di Pisa Empoli, che invece adesso si è iniziato a fare la voce grossa. Possiamo dire che è un campionato in cui anche la qualità degli arbitri è scadente, quindi non ci vediamo alla fine, però ci vorrebbe un po' più di rispetto nei confronti dei vostri, ecco, perché su 7 partite, 5 condizionate dagli arbitri, è un po' troppo. Ma come sbagliamo noi, possono sbagliare anche gli arbitri. Diciamo che non siamo stati aiutati, quello sicuramente. Però penso che noi dobbiamo pensare più in campo, a magari a reagire anche su quello. Se c'è un torto arbitrale, dobbiamo andare avanti. L'avete Non ci fatto dobbiamo benissimo pensare. sabato, l'avete fatto, infatti non ci avete Sì, ma pensato. dobbiamo fare sempre così, perché la nostra forza deve essere anche quella, andare soprattutto. Non bisogna mai mollare e poi i torti arbitrali ci stanno per noi e per altre squadre. Luca, tralasciando la vittoria in rimonta contro il Trapani, quanto beneficio avete tratto dal ritiro? Ma il ritiro diciamo che ci ha compattati un pochino, però io penso che più che un ritiro per unire il gruppo è stato un ritiro per lavorare magari meglio e lavorare senza problemi. È stato un gruppo che diciamo ci ha aiutato anche per il risultato, però credo che abbiamo solamente lavorato sereni e abbiamo lavorato come forse avremmo dovuto lavorare prima, dando sempre tutto il 100% anche durante gli allenamenti. Meglio riposare ora o era meglio incontrare subito il Pordenone? Fra l'altro c'è anche un senso di ribasso nei confronti del Pordenone. Io personalmente mi ricordo anche Iolè sul 3-0 quando loro si passava la palla. Ve lo ricordate bene anche voi diciamo, quell'episodio? Sì, ce lo ricordiamo, però dai, la sosta forse ci voleva o forse no, non lo so. Noi dobbiamo solo andare col Pordenone e fare tutto quello che abbiamo sempre fatto, dare il massimo e cercare soprattutto di trovare punti in casa perché qua dobbiamo fare il nostro punto di forza. Parliamo invece con Magnus, sei tornato sugli standard abituali di quello dello scorso anno. È solo il discorso di aver trovato il Trapani di fronte o la tua condizione in questo momento sta migliorando e quindi riesci ad andare meglio? Noi facciamo una battuta, un po' come Sansone, ti sei tagliato i capelli, avevi perso forse la tua forza. Ecco, l'ho sentito tante volte adesso. No, io sinceramente all'inizio ho fatto un po' fatica, io non mi sentivo neanche brillante, sai, avevo le gambe un po' pesanti, però lo sapevo, mi sentivo così. Poi più partite che facevo mi cominciavo a sentire meglio, quindi sento che sto meglio fisicamente adesso. Ecco, invertendo un po' la domanda che ho posto prima al tuo compagno, ora la vittoria di Trapani, che comunque dà oltre che soddisfazione anche convinzione dei propri mezzi, ha un po' sbloccato la squadra, soprattutto in vista poi delle prossime partite, perché comunque avremo di fronte il Pordenone, che possiamo dire una delle sorprese del campionato. Speriamo di sì, solo la partita contro Pordenone può dire questo, però sicuramente è molto importante per il morale, che secondo me è un po' quello che ci è mancato adesso, che abbiamo iniziato perdendo, poi un'altra partita che va male, entri nel quel tunnel là dove perdi un po' la fiducia in te stesso e per una squadra è quello molto, molto importante e secondo me questo ci deve dare la fiducia in noi stessi e essere consapevoli che possiamo fare ancora di più.
Ecco, il tuo pensiero invece su Mezzavilla, tuo compagno delle ultime partite, un giocatore che al di là dell'età sta dando un contributo, ecco, ti ha dato una grossa mano perché insieme avete annullato un po' il Trapani, ma adesso torna Torucci, meglio con Torucci oppure meglio con Mezzavilla a fianco? No, quello decide il mister, chi lui pensa è più in forma, però secondo me tutti e due sono giocatori fortissimi. Chi gioca, ma secondo me tutta la rosa può giocare, quindi non fa tanto di differenza chi gioca. Col portiere bisogna arrivare alla vittoria, anche per dare la gioia a chi non può seguire la squadra in trasferta, perché ci sono, vabbè, lo zocco duro va dappertutto, però c'è tanta tifoseria che non assiste con le vostre gare, deve arrivare questa prima vittoria. Questo vi dà pressione? Oppure, ecco, come diceva anche il collega, adesso siete un po' più tranquilli perché avete capito che le potete vincere le partite? Sì, come ha detto Luca, dobbiamo fare in mente il nostro punto di forza, perché secondo me anche la salvezza deve arrivare da qua. Quindi adesso è importante portare una vittoria a casa anche qua al Menti, e abbiamo bisogno dei nostri tifosi e della loro spinta, quindi è importante anche dare fiducia in casa adesso. Lo voglio chiedere a tutte e due e per me poi chiudo qui. L'abbraccio a fine partita a Trapani, un messaggio un po' a chi voleva un rapporto fra voi e il mister, non proprio il Diego, l'abbiamo visto anche a Canotto, ovviamente lo chiedevo anche a te, e cioè anche a voi. Il rapporto con mister Fabio Casetti, che cosa è per voi? No, secondo me c'è sempre stato un ottimo rapporto, quindi non capisco queste cose. L'abbraccio di sabato era anche una liberazione. Sì, un sollievo, perché queste tante partite che non vinci e stavi là giù era una pace di sollievo proprio. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. I've done it.